giro come questa e mi è suggerito appunto quella cosa di fare il cammino in silenzio per cercare di trovare per la propria dimensione all'interno di questo breve percorso, e ci leggerà un brano dalla pelle di Curse Malaparte. Siamo nella Napoli occupata dalle forze alleate verso la fine della Seconda Guerra Mondiale. L'esercito americano, disse il principe di Candia, ha lo stesso odore dolce e tiepido delle donne bionde. Very kind of you, disse il colonnello Jack Hamilton. È uno splendido esercito. È un onore e un piacere per noi essere stati vinti da un esercito simile. Siete davvero molto gentile, disse Jack sorridendo. Siete sbarcati in Italia con molta cortesia, disse il marchese Antonino Nunziante. Prima di entrare in casa nostra avete bussato alla porta, come fanno tutte le persone bene educate. Se non aveste bussato, non vi avremmo aperto. A dire il vero, abbiamo bussato un po' troppo forte, disse Jack. Così forte che tutta la casa è crollata. Questo non è che un trascurabile particolare, disse il principe di Candia. L'importante è che abbiate bussato. Spero che non vi lagnerete del modo col quale vi abbiamo accolti. Non avremmo potuto desiderare ospiti più cortesi, disse Jack. Non ci rimane che chiedervi scusa di aver vinto la guerra. Sono certo che finirete per chiederci scusa, disse il principe di Candia, con quella sua aria innocente e ironica di vecchio signore napoletano. Non siamo i soli a dovervi chiedere scusa, disse Jack. Anche gli inglesi hanno vinto la guerra, ma non vi chiederanno mai scusa. Se gli inglesi, disse il barone romano Avezzana, che era stato ambasciatore a Parigi e a Washington ed era rimasto fedele alle grandi tradizioni della diplomazia europea, si aspettano che noi chiediamo scusa a loro di aver perso la guerra, si sbagliano. La politica italiana è basata sul principio fondamentale che c'è sempre qualcun altro che perde la guerra per conto dell'Italia. Sarei curioso di sapere, disse Jack ridendo, chi ha perso questa volta la guerra per conto vostro. I russi, naturalmente, rispose il principe di Candia. I russi, esclamò Jack profondamente meravigliato. E perché? Qualche giorno fa, rispose il principe di Candia, ero a pranzo dal conte Sforza. C'era anche il vice commissario sovietico per gli esteri, Vyshinsky. A un certo punto Vyshinsky raccontò di aver domandato a un ragazzo napoletano se sapeva chi avrebbe vinto la guerra. Gli inglesi e gli italiani, aveva risposto il ragazzo. E perché? Perché gli inglesi sono cugini degli americani e gli italiani sono cugini dei francesi. E dei russi che ne pensi? Credi che vinceranno la guerra anche loro? Aveva domandato Vyshinsky al ragazzo. No, i russi la perderanno, aveva risposto il ragazzo. E perché? Perché i russi, poveretti, sono cugini dei tedeschi.